giornata che certamente non può essere larga come questo spettacoloso colpo d'occhio ci propone. Dicevo, chi arriva primo può scandire il proprio ritmo e può già considerarsi in buona posizione. L'Italia schiera in partenza Maurilio De Zolder, l'atleta più anziano con i suoi 41 anni, l'uomo dotato di grandissimo fondo che in un certo senso ha accettato questo ruolo per amor di patria. Lui punta tutto sulla 50 km di domenica, ma la squadra gli ha chiesto questo sacrificio, una partenza che per lui non è mai un momento particolarmente esaltante. Infatti non è un atleta veloce, ma come vi dicevo è dotato piuttosto di grande fondo e quindi è capace di uscire alla distanza. Ma vedrete che De Zolder, anche se non figura come scontato nelle primissime posizioni, in questo istante vedete con il pettorale numero 1 il frazionista svedese, con il numero 6 la Germania, con il 10 l'Austria, poi a destra con il numero 9 il Canada. Sono squadre che sono destinate a scivolare un po' indietro rispetto alle grandi favorite. Osservate il frazionista canadese, si chiama Alpicler, nessuna storia alle sue spalle nel grande circo dello sci nordico. Diamo subito un'occhiata al nostro De Zolder, ma vi dicevo, si divertiva a raccontare ieri sera che la sua tattica migliore, quella preferita, è di partire con calma in prima frazione e poi di fare come Bachmann. Lui si considera Bachmann, lo chiamano infatti Bachmann nell'ambiente del... dalle migliaia e migliaia di tifosi, di appassionati di questo durissimo sport. Appassionato, tifoso, ma anche simbolo del fondismo italiano, Franco Nones. Che... piano, sono quelle che cercano di prendere le prime posizioni per poi tenere quando i più grandi riusciranno a sorpassare. Abbiamo visto la Germania con Johan Belle, lui è sempre stato un uomo molto molto veloce all'inizio. Eccetto Haaland, sono tre quarti di staffetta iridata in gara anche oggi. Al secondo posto Finlandia con Karvonen, Kirvesniemi, Ristanen e Rasanen. Anche per la Finlandia vi sono alcune conferme, con in più Kuusisto e Iso Metsä. Per quanto riguarda l'Italia, che si è piazzata al settimo posto dell'ultimo campionato del mondo, aveva in pista Albarello, Vancetta, Saurer, Barco. Anche in questo caso i tre quarti è stato inserito al terzo posto Albarello, quindi De Zolder, Albarello, Vanzetta e Barco come frazionista. Ora seguiamo, avete visto De Zolder con il pettorale numero 7 che ha già mangiato almeno 7 o 8 concorrenti, dei quali era prima Nones, che potrebbe anche assumere il profumo, il sapore di una possibile medaglia di bronzo. Sì, parlando prima della gara col commissario tecnico Azzita, appunto diceva su... le nostre forze in questo momento sarebbero quelle del quarto posto, però anche gli... Siamo qui in partenza con Mario Azzitta, piuttosto nervoso, è un giorno che potrebbe riservare grandi cose, un giorno molto atteso da parte dello staff azzurro. Senta Azzitta, perché anzitutto De Zolder, che forse poteva puntare anche... Albarello, Vanzetta, Barco, secondo quali criteri è stato stabilito? Beh, diciamo che non ci sono criteri, è stata una riunione con... perché nelle terze frazioni di tutte le altre staffette fatte fino ad oggi è sempre andato meravigliosamente bene e in ultima frazione... al nostro Mario Azzitta, che in testa è la Norvegia, questa non è una bella notizia. La bella notizia è che il nostro De Zolder invece ha mantenuto fede alle promesse e sta guidando il plotone degli inseguitori, quindi è secondo praticamente in questo istante. Ha fatto esattamente come aveva detto, farò da Bachmann, io mangerò gnam gnam, proprio faceva così quando lo raccontava. Gli scanes, vi ripeto, 5 km, appena a metà della sua frazione, deve percorrere è Igor Badamshin, che si appresta a transitare in seconda posizione. È già un discreto vantaggio quello del norvegese, vedete che scorrono i secondi ed ora è proprio il sovietico che scandisce il passo, dietro di lui c'è De Zolder, poi il primo frazionista svedese Eriksson e indietro tutto il... Stiamo parlando a un grande pubblico, fra queste persone che ci stanno ascoltando e stanno seguendo questa gara vi sono tecnici di sci, semplici appassionati che vanno scelti in maniera oculata, vero Nones, per non vanificare per esempio in discesa una spinta inutile oppure per non sbagliare in salita con un passo che potrebbe penalizzare. Sì, certamente. Quando transiterà qui sul traguardo, un cambio che ha un vantaggio già consistente, al primo passaggio era intorno ai 30 secondi e bisognerà verificare se in questo... perché gli altri bevono continuamente... del battistrada che sembra aumentato
e va aumentando a mano che si avvicina il momento del cambio. Più o meno il cronometraggio è stato fatto partire in questa posizione, 46 stato sulla 50 km di domenica, ma va detto che non a caso lo chiamano il Grillo, sia per il suo modo di affrontare la fatica in pista, sia per il suo carattere dirompente, tutto a scatti. Lui decide in base proprio agli albi d'oro di questi campionati del mondo. Sta per rilevare il testimone dal suo compagno, il norvegese Langli, Terry Langli, che ha vinto la medaglia d'oro nella 10 km ed è arrivato qua a prima frazione. Abbiamo ancora quindi molto tempo per stare insieme, per vivere assieme l'emozione di una gara che celebra ed esalta la coralità della prestazione, non solo l'individualità. È stato ripreso il protagonista di imprese che hanno arricchito gli albi d'oro della storia di questo sport. Primo cambio per i norvegesi, ecco che Skanes tocca Langli, il quale Higger darà il cambio a Daniel Hediger. La Svizzera ha superato Svezia, Italia e Unione Sovietica nelle ultime fasi di questa prima frazione, sono già una quarantina i secondi di vantaggio della Norvegia, quindi Svizzera in secondo cambio, ma le altre staffette sono subito lì. L'Austria in terzo cambio, si appresta a cambiare e lo fa in questo istante la Finlandia, poi parte anche la Svezia ed ecco l'Italia, parte Marco Albarello, un gruppetto ravvicinato, avete visto, di cambi, quindi l'Italia è ancora in buona compagnia all'inseguimento della battistrada, quindi la Norvegia. Lo sci di fondo, l'abbiamo ripetuto più volte, non è uno sport che si presti ai colpi di fortuna autentica. Qui le valutazioni della vigilia poggiano su valori... Tutta aperta, perché tutto può succedere. In questo momento noi vediamo che l'Unione Sovietica è un attimino staccata, perciò sicuramente Smirnov avrà da lottare per riuscire a portarsi dentro. Equilibrio. Poi successivamente Francia, Unione Sovietica furono in continuazione, vengono aggiornate dall'impulso dei concorrenti. Ancora in questo punto un cronometraggio. 55 secondi, aumentato quindi il vantaggio dell'uomo in fuga. Del... Un po' di raffreddore, ancora un po' di tosse, sì che ho dovuto allenarmi poco in questi giorni qui. Probabilmente non potevo neanche fare la dieta che dovevo fare, spero che questa gara qua mi abbia messo un po' a posto per domenica, speriamo che non comprometta niente, spero ancora. Sul traguardo Langli, e avremo quindi ancora una volta la misura della propria superiorità, vale a dire della propria potenza. Qui sul proprio distacco dal battistrada Thierry Langli, già è superiore al minuto, vi ricordo che al passaggio dei 10 km era di 43 secondi e quindi Langli davvero ha messo quella classica marcia in più. Quindi 1:13 per questo trenino di inseguitori, Svezia-Finlandia, avete visto per un attimo in pista niente meno che Vladimir Smirnov, che ha vinto già una medaglia d'oro qui a questi campionati del mondo, una medaglia d'argento, scusate, a questi campionati del mondo, e che potrebbe anche fornire un chilometro per quanto riguarda la frazione di Langli, e questo atleta non accenna a diminuire, come ti pare, non è il ritmo di Langli. Langli sta andando molto bene. Verificare il vantaggio di Langli, staccato l'austriaco, e ancora più staccato ci sembra il nostro Albarello, auguriamoci non di molto, lo sapremo adesso. A questo ragguaglio parziale, già supera il minuto, così era anche al passaggio dei 5 km, il vantaggio del norvegese Langli. Kirvesniemi, Maybeck faranno fermare il cronometro fra poco, su 1 minuto e 15 e 1 si è staccato Albarello. Si è staccato Albarello e 1:27 è il suo ritardo. Undicesimo con il pettorale numero 11 è la Svizzera, certamente non undicesima. Niente, diciamo che sono veramente controllati come un orologio, pur lasciandoli tutta la libertà che un atleta vuole avere, ma sono veramente, credo che la forza della Norvegia stia proprio in questa tranquillità che l'organizzazione gli dà a tutti gli atleti. In questo momento vediamo come Smirnov
abbia superato Albarello, ma visto le condizioni di Albarello forse c'era anche da aspettarselo, anche perché Smirnov è... Battistrada, o quantomeno a questo duetto di inseguitori davvero formidabile, Kirvesnieni e Maybeck, che ora stanno chiamando di grande fondo. Ed ecco Ulvang che parte, parte anche il cronometro, e sarà interessante ora, come vi pare è una tecnica che è stata inserita solo qualche anno fa nelle gare di campionato del mondo e di Coppa del Mondo. Ora prendiamo nota del vantaggio della Norvegia, che già si avvicina al minuto e 15 e lo supera. Avviene il cambio in seconda battuta, sta per cambiare la Finlandia. Albarello è in fondo alla Toboga che porta qui sul traguardo, quindi Austria in quarto cambio, Norvegia, Finlandia, Svezia, Austria, Unione Sovietica, quinto cambio per l'Unione Sovietica. Smirnov davvero ha fatto miracoli, ed ecco che Albarello dà un cambio appena appena problematico al nostro terzo frazionista, che Giorgio non può compiere il miracolo di recuperare un minuto e venti di ritardo, ma di staccare probabilmente la Finlandia, l'atleta finlandese, questo può tentare. Andirà il vantaggio dell'atleta della Norvegia, Vegard Ulvang, che sta procedendo con... è aumentato di poco, di 4 secondi, ma tuttavia ciò significa che Korov e poi gli austriaci che hanno messo in pista Andreas Ringhofer, quindi ecco le bandierine che confermano questo annuncio, Norvegia, Svezia, Finlandia, Unione Sovietica e Austria, ed ecco l'Italia con Giorgio Vanzetta che si è fatto sotto abbastanza tentare di ridurre il vantaggio del frazionista norvegese. Riuscire a scolarsi di dosso un atleta che sicuramente molto molto inferiore, la tecnica questa tecnica del passo di pattinaggio ha livellato moltissimo le forze, e è molto difficile anche per un grandissimo atleta riuscire a staccare un atleta inferiore. Vegard Ulvang sul gruppetto degli immediati inseguitori su Svezia e su Finlandia, ora c'è questo gruppetto a tre del quale fa parte anche Vanzetta, Unione Sovietica, Italia e Austria, e vedremo qual è il distacco di questo terzetto che insegue, vi ripeto, la coppia degli immediati inseguitori. 1,53 per quanto riguarda fortissimi come la Norvegia si trovino ancora molto in difficoltà nel passo di pattinaggio, come hanno dimostrato ieri le ragazze norvegesi. Squalificato succede poche volte, perché gli atleti sono molto corretti, e se succede qualche piccola infrazione alle volte succede solamente per la stanchezza. La Finlandia, 1,20 per la Svezia, ora avete visto è aumentato ancora. Nones, mi pare che stiamo assistendo ad un grande assolo della Norvegia, un applauso anche anticipato lo possiamo fare, così come lo facciamo al nostro Vanzetta però, il quale tenacemente ora sta tentando di risalire, dietro di lui sta tentando ancora di tenere il passo dell'italiano Andreas Ringhofer, un austriaco. L'Italia in quarta posizione, la posizione per la quale dicevamo in partenza siamo autorizzati, frazionista Beli, ad amministrare un patrimonio importante che è, vedete sotto, lo vedremo fra poco quando scatterà il cronometro, intorno al minuto e mezzo ormai abbondante, l'abbiamo visto nel precedente. È il finlandese che si presenta per primo, ha staccato addirittura Gundesvan, vedete di poco ma lo ha staccato, lo dicevamo, ha, come dicono in gergo ciclistico, succhiato la Finlandia, cambia con un ritardo di 1,32 e la Svezia cambia con un vantaggio, con un ritardo di 1,30, di dare il cambio al suo compagno con un pizzico di vantaggio rispetto all'Italia, non ha molta importanza la posizione con cui si cambia, è il distacco. L'Austria infatti precede d'un attimo, d'un soffio, il cambio dell'Italia. Italia e Austria sono separati soltanto da pochi decimi di secondo, sono 8 decimi di secondo e 4 decimi anzi, quindi Austria al quarto posto, Italia al quinto. Ora assistiamo allo cambio dell'Unione Korunka, la Norvegia Björn Daly che stiamo seguendo ora, l'Unione Sovietica Vyacheslav Plaksunov e la Germania Jan Fiedler, come abbiamo detto l'Italia Silvano Bart. Se consenti Santini, sì. Ci sarebbe nei nostri... Già mi rispondevano, oggi ho fatto il tutto possibile però... che delle prove su lunghe distanze, della 50 km, è partito alla riscossa, va detto che contiamo
su un barco in piena forma, è l'atleta che sta meglio nella squadra nazionale e vi dicevo della 50 km è campione italiano in carica. Vanzetta, per la cronaca, se volete un numero, con 19 titoli italiani è il plurivittorioso nostrano di tutti i tempi e osserviamo con 1,57 che la Norvegia ha ancora incrementato il proprio vantaggio, passaggio 2,23 è circa mezzo minuto di ritardo, Barco ha circa mezzo minuto di ritardo di meno nei confronti non esprima, i norvegesi si trovano più a loro agio con il passo classico, ma quando c'è potenza ogni passo va bene. 38, ripeto, al momento del passaggio sul traguardo, da quando ha rilevato il cambio. Sogno di bronzo torna a farsi vivo, ma è molto difficile, lo diciamo, non vogliamo illudere. La sfortuna fa parte del gioco. Grazie Albarello, volevamo avvicinare Giorgio Vanzetta, abbiamo visto... Sarà un po' demoralizzato per essere stato piantato da questo Torni Mogren che sta confermando la propria dimensione mondiale, quindi prima dell'assegnazione delle medaglie. Verifichiamo allora il vantaggio non tanto del norvegese sullo svedese, aspetta, grazie a questa sua tattica sente molto la gara a squadre, è un trazionista conclusivo di grande grinta e lo sta confermando. Vedete indietro intanto che il finlandese sta tentando di mantenere a vista il contatto, almeno a vista se non quello della scia, degli sci del suo avversario diretto, sta lottando questo finlandese per la medaglia di bronzo, Jari Rasanen. Il nostro punto di riferimento più importante ha guadagnato, occhio e croce, Barco ancora qualcosa, il nostro riferimento è 2.20, 2.31, sono 11 secondi, potranno essere 12 al Canes. Ha dato il cambio con oltre un minuto di vantaggio all'Angli, questi la potenza di altissimo livello. Non ci sono mai stati timori per i norvegesi, ma non ci sono nemmeno dubbi sulla qualità tecnica di questa vittoria, una superiorità enorme. Vedete che addirittura si può concedere gesti di giubilo l'ultimo frazionista norvegese. E non resta ora che da verificare come si evolve alle spalle di questo uomo che sta mulinando le racchette. In segno di gioia, come dicevo, si sta evolvendo la lotta per le altre medaglie. Avevamo lasciato Torni Mogren in argento, il finlandese Rasanen in bronzo e il nostro ultimo atleta Silvano Barco impegnato in un inseguimento ancora con qualche flebile speranza. Oro alla Norvegia, bravi Skanes, Langli, ancora maggiore agli altri suoi compagni. Svezia medaglia d'argento, ormai il cronometro qui non ha più importanza. Aveva la Svezia un primo e 38 di ritardo all'ultimo cambio e vedete che nonostante la grande sicurezza la Norvegia ancora ha guadagnato qualche cosa. L'ultimo frazionista avrebbe anche potuto andare tranquillo, ma non ha voluto concedersi distrazioni. Finlandia vola verso il terzo posto, dietro di lui non ne vediamo. Ecco, c'è Silvano Barco, distanziato, davvero una prova esemplare per Barco, ma altrettanto sfortunata. Avrà una ventina di metri soltanto di ritardo l'italiano dal finlandese. È davvero amaro perdere una medaglia per così poco. È davvero un dato sconfortante, pur valutando il quarto posto come un risultato di assoluto prestigio. Eravamo partiti dicendo corriamo sperando di migliorare il settimo posto degli ultimi mondiali, però sogniamo un quarto posto, il sogno è realtà, ma a questo punto il sogno sembra un po' troppo inferiore ai meriti di coloro che ancora una volta vi dicevo farà discutere Unione Sovietica Austria che viene a collocarsi al sesto posto, quindi sesta Austria, Norvegia oro, Svezia